Questo è il primo sabato del mese di luglio dell'anno mariano e quindi era davvero doveroso dedicare questo giorno, dato che la sacra liturgia ci lasciava la libertà al cuore immacolato di Maria. Cuore immacolato della Vergine, quel cuore che ha concepito nella fede perfetta, piena, soprannaturale, obiettiva e sicura, il cuore immacolato del Figlio, del Dio vivente, prima ancora che ella lo concepisse nel grembo virginale. Quale mistero, cari fratelli, il cuore immacolato di Maria, il mistero cioè di una fede integra, come di una verginità integra e illibata. Proprio in questi difficili frangenti, in queste difficili evenienze che succedono alla Chiesa di Dio, ebbene è assolutamente necessario richiamare alla nostra mente colei che è la nostra speranza, colei che è l'arca della nuova alleanza, Maria, il segno della nostra salvezza, Maria, la portatrice di Cristo. Maria, colei che ci benedice in Cristo, Maria, che deve essere il nostro esempio sia per quanto riguarda la verginità della nostra fede, sia per quanto riguarda la pienezza della nostra carità. Fede e carità, cari fratelli. Entrambe queste disposizioni, che così perfettamente si verificavano in quel cuore immacolato, che Dio aveva scelto come tabernacolo per il suo Figlio, fede e carità devono essere anche le disposizioni del nostro cuore. Per vivere pienamente e perfettamente il mistero della Chiesa, di quella Chiesa che così lucidamente, così splendidamente ci è posta dinanzi, la Chiesa Santa di Dio nella figura splendida di Maria, la Madre del Signore. Com'è bello leggere le letture. La prima lettura, tratta dall'Ecclesiastico, il 24° capitolo, dove appunto l'autore sacro, ispirato dallo Spirito Santo di Dio, profeticamente riferendosi a Maria e nel contempo alla Chiesa, perché appunto Maria è il tipus ecclesiae, come dice anche il Concilio. Ebbene, questo autore sacro, ispirato da Dio, parlando quasi per bocca di Maria, dice: Ego quasi vitis fructavi, fructus odoris et tus habitatis, come una vite ho portato il frutto. Quante volte il Signore, sia nelle scritture dell'antica alleanza, sia nel Vangelo, descrive la realtà del suo popolo eletto, del popolo della sua conquista, del regale sacerdozio del popolo santo che è la Chiesa, sia quella dell'antica alleanza, sia quella secondo lo Spirito, Israele nuovo, secondo lo Spirito Santo, che è la Chiesa della nuova ed eterna alleanza. Vedete, il mistero della Chiesa è sempre dal Signore presentato nelle nostre mani, alla nostra fede, proprio in questa immagine della Chiesa orante. È cosa molto bella vedere come anche per Maria valgono perfettamente queste parole della mistica vigna. Maria è la mistica vigna, non a caso quello stupendo inno della Chiesa di Oriente che si chiama Ataxios dice appunto: Tu sei colei, tu sei quel terreno ubertoso che coltivi il divino cultore. Maria è proprio quel terreno fecondo e virginale nel contempo che germoglia come mistica vigna, che germoglia la mistica vite. Chi è quella vite? Ce lo dice San Giovanni nel suo Vangelo. Io sono la vite, voi i tralci. Qual è dunque la vite che nasce da questa mistica vigna, se non il Cristo? Il Cristo, sia Gesù, vero Dio e vero uomo, sia poi anche il mistero di Gesù, che si prolunga attraverso i secoli fino alla fine del mondo, cioè i tralci che si attaccano a quella vite, i tralci che da questa vite, dalla radice di questa vite, ricevono l'infa vitale, cioè la grazia di Dio. La vita partecipata nella Trinità Santissima. Ecco come Maria, giustamente, tramite questa immagine della vigna e della vite, appare a noi come imago ecclesiae, l'immagine della Chiesa. La Chiesa è una vigna, così anche Maria è una vigna. Da Maria germoglia il Cristo, dalla Chiesa germoglia il Cristo delle anime, Madre e Maria, Madre è la Chiesa, Vergine è Maria, Vergine è la Chiesa. Però nello spirito, cari fratelli, vergine è la Chiesa. Maria era vergine nell'anima e nel corpo. La Chiesa, ahimè, è vergine nell'anima, non sempre nel corpo. Nella sua vita travagliata su questa terra, e voi lo sapete. Non voglio scandalizzarvi con certi detti, che pure sono detti di santi. San Pier Damiani, il grande riformatore così rigoroso della Chiesa, ebbe delle parole belle, correttamente intese, della Chiesa. Paragonandola ad una persona virtuosissima, buona, innocente, però innocente dopo aver fatto penitenza. Il
In una maniera più attenuata, Sant'Agostino dice che la Chiesa, durante la sua vita in questa terra, è un corpus per mixtum, un corpo mistico. Cioè, nella sua anima, questo è il mistero così difficile, ma anche così soave e bella. Bisogna che chiediamo allo Spirito Santo di Dio la grazia di illuminare le nostre menti per dare più tempo al mistero della Chiesa. Vedete, i pagani non lo capiscono. Voi ben sapete quanto il paganesimo stia dilagando in questi tristi tempi. Anche dentro la Chiesa, sapete, ci sono i pagani, i quali non capiscono questo quando dicono: io credo in Dio e in nostro Signore Gesù Cristo, ma nei preti e nelle suore proprio non ci credo. La persona del sacerdote non è certo un dogma di fede, si capisce bene, e tantomeno le virtù di persone laiche, anche consacrate. Quelle non vanno bene, invece è dogma di fede e sacerdozio, la vita consacrata, la vita religiosa come istituto divino del nostro Signore Salvatore. Vedete, bisogna distinguere fra la Chiesa, nella sua santità, della sua anima, perché l'anima mistica della Chiesa, invisibile, ma così forte, così onnipotente e soavemente forte, è lo stesso Spirito Santo increato di Dio. Allora, chi più santo dello Spirito Santo del Signore che è amore, che è purezza, che è sapienza, che è Dio stesso? Perciò nella sua anima la Chiesa è tutta santa, proprio come sposa immacolata, senza ruga e senza macchia. Ecco perché giustamente Maria, con il suo cuore immacolato, pieno di fede e di carità, Maria rappresenta così evidentemente la Chiesa.